Dopo aver visto questo. Se io penso che sono stata eliminata da X Factor nel 2017 da questo qui. Che deriva da questa performance. Dici che sono un bastardo. Oh, stoppala, 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 stoppala. C'è stata questa risposta. Ma in questo caso l'autotune era impostato su una scala armonica diversa dalla nota, dalla tonalità del brano. Quindi anche se l'avesse cantata una persona intonata, non io ovviamente, l'avrebbe stonata comunque perché l'autotune ti porta su delle note sbagliate rispetto a quella della canzone. Al di là di chi abbia ragione o meno, dagli d'ora siamo con te! Quello che volevo vedere era se realmente, a livello tecnico e a livello di strumentazione, ma anche a livello vocale, c'erano stati effettivamente dei problemi. Analizzando il video del concerto, sicuramente si può dire che qualcosa è mancato e l'autotune sicuramente non ha funzionato, poiché dai main monitor non sono uscite le caratteristiche vocali che l'autotune generalmente processa in tempo reale. Ma la vera domanda è: l'autotune incide sulle prestazioni del cantante? Essendo un tecnico del suono, ma anche un cantante, innanzitutto vediamo e spieghiamo tecnicamente cos'è l'autotune. L'autotune funziona basandosi sui principi matematici legati alla trasformata di Fourier e all'elaborazione digitale del segnale. Quando arriva un suono, questo viene trasformato in un segnale digitale che Autotune esamina per individuare la frequenza fondamentale. Questa viene paragonata alla scala musicale che viene preimpostata e se la nota cantata risulta esserne fuori, Autotune penserà a correggerla regolando la frequenza della voce. Chiarito quindi cosa sia Autotune e, come già detto, allo stesso tempo io essendo anche un cantante, vediamo quanto questa trasformazione è ottimale averla in cuffia mentre si canta. Bisogna giustamente fare le piccole premesse. Generalmente, quando cantiamo nel microfono, quello che è giusto avere nei monitor è un ritorno immediato della nostra voce, poiché anche un lieve ritardo di qualche millisecondo causerebbe in noi un estremo fastidio nel cantare. Tra i pochi effetti tollerati nei monitor dal nostro cervello ci sono quelli dei riverberi, per far sì di avere, soprattutto per chi canta in cuffia molto spesso, una voce più gradevole al nostro ascolto, soprattutto se mixate con cura sia la voce diretta che la voce riverberata, poiché essi stessi si basano sul concetto di ritardo, quindi riverbero uguale ritardo. Per l'autotune il discorso è invece diverso, poiché l'audio che immettiamo verrebbe prima processato e poi restituito alle nostre cuffie. Il processamento in generale richiede qualche millisecondo di ritardo, proprio perché è un calcolo che viene effettuato dalla macchina, anche se ormai al giorno d'oggi è tutto abbastanza istantaneo. Però comunque il rischio di incorrere in qualche ritardo è sempre dietro l'angolo. E per di più con note che realmente non stiamo cantando. Così facendo il nostro cervello verrebbe soltanto confuso tra ritardi e note che realmente non stiamo cantando. In più, se nel corso degli anni ci si è affidati eccessivamente a questo effetto, si può avere una dipendenza dallo stesso, diminuendo la propria precisione naturale nell'intonazione. Facciamo un piccolo test. Ma in questo caso andiamo a vedere come funziona Autotune. È già impostato nel mio progetto Reaper, l'ho impostato solamente sul mio ascolto in cuffia, quindi da questo momento inizierò a sentirmi stranissimo, voi ancora no, ma vediamo un pezzo di una canzone che è per esempio Believe di Cher con Autotune prima e poi la stessa cosa che ho cantato senza l'effetto Autotune. Proviamo. Do you believe the light of the love? I can feel something inside me say, really don't think you're strong enough. Bene, torniamo da capo e vediamo com'è stato senza autotune. Sicuramente una schifezza. Do you believe the light of the love? I can feel something inside me say, really don't think you're strong enough. Una schifezza. Questo soprattutto quando si utilizza il processatore su parametri estremi, come per esempio nella musica trap. Questa tecnica di utilizzo è stata introdotta alla fine degli anni 90, in concomitanza proprio con l'invenzione di Autotune da parte dell'azienda Antares, e la tecnica è stata introdotta, come dicevo, dal rapper T-Pain, a cui spesso si associa erroneamente il nome di questa tecnica al suo. Mentre la prima artista pop che ha utilizzato questa estremizzazione dell'autotune è Cher con il brano Believe, di cui vi ho cantato un piccolo passo prima. Quindi la domanda è: Fedez ha avuto un reale problema tecnico?
Se prendiamo in considerazione tutto quello che è stato spiegato fino adesso, la risposta naturale sarà che in realtà Fedez doveva essere avvantaggiato dalla mancanza dell'autotune, poiché quello che ascoltava dal suo cantato era estremamente coerente. Allo stesso tempo, però, non possiamo dirlo con certezza, poiché non sappiamo se Fedez è troppo dipendente dall'effetto stesso usato nel corso degli anni. Data questa spiegazione, dai il tuo giudizio, ma soprattutto se ti è piaciuto il contenuto, iscriviti qua, seguimi, insomma, scrivimi nei commenti anche magari cosa vorresti sapere. Ci vediamo al prossimo. Ciao!